Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo del Danio margaritatus o Celestial Pearl Danio, o comunemente chiamato Microrasbora Galaxy. La Microrasbora Galaxy è un pesce che appartiene alla famiglia dei Ciprinidae. È di recente scoperta e abita le zone dell'Asia. Abita piccoli laghetti o stagni con la profondità massima di 30-40 cm, molto ricchi di vegetazione. Ha il corpo abbastanza slanciato, con dorso leggermente più convesso rispetto al ventre, occhi grandi e bocca piccola situata nella parte anteriore. Le pinne sono corte e arrotondate. La sua livrea, ad eccezione del sottogola e del ventre, giallo-argentata, è verde-veronese tendente al blu. Presenta molti puntini irregolari di color giallo. Le pinne sono giallo-rossastre, rigate da due linee verdi. La coda ha la parte centrale verde-smeraldo, con i due bordi giallo-rossastri. È un pesce da branco e pacifico. Ama vivere in gruppi numerosi, in cui solitamente si instaurano gerarchie tra i maschi presenti. Ricordate che il rapporto dovrà essere sempre all'incirca 4 femmine e un maschio. In acquario spesso si rivela timido e tende ad evitare di nuotare in acque aperte, preferendo sostare in zone molto piantumate dove si sente al sicuro. Tende a muoversi a scatti ed ha bisogno di nascondigli e delineate zone territoriali. A causa delle sue ridottissime dimensioni e del loro comportamento, si consiglia di introdurli in acquario da soli, poiché la presenza di altre specie potrebbe infastidirli e addirittura a farle diventare delle prede. In natura tendono a cercare un territorio, appropriarsene e a rimanerci tutta la vita. Quindi, essendo pesci di piccole dimensioni, possiamo introdurli anche in acquari piccoli, ovviamente minimo 15-20 litri. Ricordiamoci però di allestirli con una folta piantumazione e, siccome non sopportano molto bene la grande quantità di luce, luci abbastanza soffuse e fondi che non riflettono, quindi di color scuro. Il Danio margaritatus è oviparo. La differenza fra maschi e femmine non è molto evidente, se non per il fatto che il maschio è più snello e presenta colori più accesi. La femmina invece è più rotonda. La riproduzione è abbastanza facile se introdotto in acquari tranquilli e dedicati alla loro specie. Successivamente alla deposizione delle uova, la schiusa avverrà dopo circa 3-6 giorni. La Microrasbora Galaxy è un pesce onnivoro e in natura si ciba di minuscoli gamberetti, perciò sarà abbastanza difficile che si abitui al cibo secco. Per abituarla dovete iniziare a somministrare artemie saline, successivamente larve di zanzara, poi il cibo congelato e gradatamente iniziare a somministrargli cibo secco.